Signore e signori, è tornata la Champions League con la nuova formula dell'ammucchiata, o come direbbe Piccinini, del mucchio selvaggio. Più spettacolo, più partite, più incontri, più imprevedibilità. Staremo a vedere se effettivamente questa Champions è meglio di quella vecchia. Per il momento sembra che le cose stiano andando bene. 5 italiane impegnate. Una vittoria, una sconfitta e 3 pareggi. Per quanto riguarda l'Inter, ho già fatto un video a parte, quindi non mi dilungo eccessivamente sull'argomento. Posso solo dire che un pareggio in casa dei migliori della classe, in casa dei secchioni di Pep Guardiola, è grasso che cola. È come una vittoria. Abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra. Ma c'è un video a parte su questa cosa, quindi non mi dilungo eccessivamente. Parliamo della Juve. Allora, la Juve ha vinto bene. Ha fatto una prestazione veramente intelligente. Io non mi abbasso al loro livello. Loro hanno definito la nostra vittoria, che vittoria, il nostro pareggio come un semplice pullman posto davanti alla porta. Io potrei dire di loro che hanno giocato contro una squadra di Conference League o di Europa League, ma non lo farò. Non lo farò perché non mi fa di gufare. Non mi va di rosicare come fanno loro. Posso dire solamente che la Juve ha fatto una grandissima prestazione, una prestazione all'attacco, una prestazione che in maglia bianconera non si vedeva da tempo. Complimenti alla Juve, complimenti. E lo faccio da sportivo, nonostante loro siano 3 giorni che continuano a dirci che abbiamo pareggiato a Manchester solamente grazie a un tir parcheggiato davanti alla porta. Ma io non sono come loro. O meglio, io non sono come la maggior parte di loro, perché ci sono anche juventini onesti che invece hanno ammesso la grandezza della partita fatta dall'Inter. Ma ora parliamo del Milan. Parliamo del Milan, che è l'unica sconfitta della giornata di Champions. Una Milan che era partito anche bene, diciamo, perché nei primi 10 minuti aveva messo sotto torchio il Liverpool ed era andato anche in vantaggio. Poi è crollato. Poi è crollato miseramente, si è preso 3 siluri tra coppa e collo senza colpo ferire. E poi c'è Ibra, che ovviamente deve dire la sua. Ibra che invece di ammettere l'inferiorità del Milan, invece di ammettere che la dirigenza di cui lui è parte sta facendo un lavoro vergognoso, ha pensato bene di dire a Boban che lui è il boss e che gli altri lavorano per lui. Allora, caro Ibra, prima cosa, intanto tu non sei il boss proprio di nulla, visto che sei semplicemente un dipendente eccessivamente pagato dal Milan. Seconda cosa, e te lo dico con il cuore, a nome probabilmente di molte altre persone, hai rotto le palle con questa storia del personaggio sbruffone. Hai rotto le palle. Cioè, sta cosa poteva funzionare anni fa. Anni fa, quando effettivamente risolvevi le partite con le tue magie, ma adesso è stucchevole, è brutto, è irritante, è semplicemente irritante. Irritante è la parola corretta. Hai rotto le palle, non sei nessuno, sei semplicemente un dirigente del Milan. Basta. Basta con sto io sono il boss, io sono il migliore, io sono il leone ruggisce, hai rotto i coglioni. Lasciatelo dire Ibrahimovic, hai rotto i coglioni. Questa è la verità, questa è la sacrosanta verità. Poi continua a fare quello che vuoi, tanto i risultati parlano per te. Poi ci sono state altre 2 partite. Incredibile come in questa prima giornata di Champions su 5 partite ci siano stati 3-0-0. Allora, quello del Bologna e quello dell'Atalanta. 2 partite molto simili. Allora, io giustifico il Bologna perché effettivamente, bisogna dirlo, non è più
il Bologna dello scorso anno. Ha perso il condottiero, ha perso Thiago Motta, ha perso a mio avviso il 50% della sua potenza perdendo Thiago Motta, e si è visto in campo. Lo Shakhtar Donetsk non era una squadra imbattibile, assolutamente. Hanno fatto uno 0-0, hanno smosso la classifica, non hanno perso. Diciamo che diamo un 6 al Bologna, ma non più di questo. Poi arriva il turno dell'Atalanta. Io ieri l'ho vista l'Atalanta, anche sta storia che si giochi la Champions di giovedì è un po' strana, però vabbè, ho visto l'Atalanta e mi è piaciuta. Devo dire che per quanto riguarda l'Atalanta si può fare lo stesso discorso dell'Inter. Hanno ottenuto 1-0-0, cioè sono riusciti a non prendere gol, sono riusciti a portare a casa un pareggio con una delle squadre più forti della Champions, perché l'Arsenal, ragazzi miei, è uno squadrone. Quindi, se posso dire la mia, vivissimi complimenti all'Atalanta, che è riuscita a portare a casa un pareggio e ha smarcato come l'Inter la partita più difficile di tutti. Adesso, ragazzi miei, finita la buffata, la mucchiata di Champions, bisogna pensare al campionato. Bisogna pensare al campionato perché abbiamo di fronte una partita che non voglio nemmeno nominare. Non dico niente, speriamo bene.